Palestra dell'Istituto Doria di Cirié, questo sarà il teatro delle gare di sollevamento pesi degli European Master Games. L'impianto è stato ricondizionato dalla città metropolitana di Torino per consentire di ospitare spettacoli pubblici e gare sportive. Si gareggerà nelle discipline olimpiche, negli esercizi olimpici che sono lo strappo e lo slancio. Circa 160 iscritti, una trentina di donne, e quindi l'occasione per sfatare un mito, il sollevamento pesi sport maschile, e per seguire queste gare anche in diretta streaming su internet. Quando ci hanno proposto di essere sede di gara abbiamo accettato davvero con entusiasmo, anche perché la nostra città dispone di strutture attrezzate ed è a due passi dall'aeroporto di Caselle, a 20 minuti da Torino, e soprattutto gode di una posizione strategica e veramente ideale, che è alla base delle Valli di Lanzo e alle porte del Canavese. Gli European Master Games sono una grande occasione ed una grande opportunità per la città di Cirié, un'importante vetrina internazionale, e proprio per questo abbiamo voluto dare l'opportunità ad atleti e visitatori di poter conoscere quelle che possono essere i nostri prodotti del territorio, le nostre bellezze e tutto quello che il nostro territorio può davvero offrire. Abbiamo infatti una storia ricca di tradizione, di cultura, di arte, e quindi quello che a noi piacerebbe far conoscere appunto a tutti coloro che vorranno venirci a trovare a Cirié sono proprio i nostri splendidi edifici, a partire da Palazzo Doria, sede di mostre nazionali di grande rilievo, per arrivare poi al nostro Duomo, un esempio di arte gotica piemontese importante, e anche la nostra chiesa romanica di San Martino. La pesistica olimpica si compone in pratica di due esercizi diversi, lo strappo e lo slancio, come nelle Olimpiadi effettive. Ci sono tre prove per strappo e tre prove per slancio. C'è una buona partecipazione anche perché, come dicevo prima, dovevamo organizzare anche gli europei della IWF, la Federazione Internazionale, e poi dopodiché abbiamo optato insieme agli organizzatori MG, European Master Games, per organizzare una gara promozionale ma aperta a tante nazioni. Sono 26 nazioni partecipanti. Ho iniziato giocando e sono finita poi a fare gli italiani, gli europei, e oggi mi trovo qua a partecipare a un Master Game. Intanto si sfata un luogo comune che il sollevamento pesi sia uno sport maschile. Assolutamente no, è uno sport che possono fare tutti, è una bella disciplina che insomma ci rende forti sia fisicamente che nell'anima, ecco, una disciplina che comunque dà tanto ai giovani ma anche alle persone un po' più grandi come me. I miei figli sono contenti, spero che verranno a vedere la gara, è sempre emozionante anche per loro. Ho due ragazzi di 13-14 anni, è impegnativo sì, perché comunque ci si allena 3-4 volte a settimana, insomma. È bello, però è un bello sport. Abbiamo fatto alcuni interventi per adeguare la struttura e soprattutto rendere la palestra agibile al pubblico spettacolo. Gli interventi sono stati realizzati all'interno di un progetto che prevedeva, oltre a questi lavori, anche lavori di adeguamento normativo dell'istituto scolastico, che stanno per essere completati, e quindi con l'inizio scolastico, oltre alla palestra, sarà anche adeguata sotto aspetto normativo lo stesso istituto scolastico.